Ben trovati con la pagina sportiva. L'Arezzo in primo piano ha iniziato il conto alla rovescia per la partita di Carrara. Indiani medita il ritorno al 4-3-3. Mercato situazione di stallo per Corsinelli e Catanese. Forte resta Sestri per ora. Il venerdì è un giorno sacro per Paolo Indiani, infatti a 48 ore dalla partita il tecnico inizia a predisporre lo schieramento per la domenica successiva e contro la Carrarese, terza forza del campionato. È quasi certo che l'allenatore torni al classico 4-3-3 sporco con la posizione ibrida di Settembrini e il rientro di Mavuli per dare maggiore protezione ad una squadra chiamata ad affrontare un avversario che adotta un 3-5-2 estensivo con l'asse di centrocampo pronto a fare volume e dare profondità alla manovra con attaccanti sempre bravi a colpire. Del resto la Carrarese ha anche una fase difensiva collaudata. Sarà interessante quello che saprà proporre l'Arezzo, che arriva in questo match forte di tre prestazioni eccellenti con due vittorie e un pareggio senza peraltro subire gol. Per il mercato, giornata di transizione, Corsinelli e Catanese, dati per certi, ancora sono nelle loro società, mentre per Forte si registra il muro del sesto, che per questa seconda parte della stagione non si vuole privare del suo attaccante nell'ottica della lotta a salvezza. E parliamo adesso del settore giovanile, dove c'è grande soddisfazione del lavoro fatto finora e tra l'altro siamo alla vigilia di un importante impegno con un derby speciale. Intanto c'è anche grande soddisfazione per i risultati che stanno dando i vari giocatori in prestito delle formazioni di Serie D. Siamo con Giorgio Conto e Paolo Bertini, responsabile tecnico e politico, diciamo, anche del settore giovanile dell'Arezzo. Intanto le cose stanno andando bene dopo un avvio dove è stato pagato dazio alla nuova realtà. Sì, direi di sì, ci stiamo organizzando, le squadre stanno andando bene, ci stiamo strutturando perché c'è bisogno di riorganizzare appunto i nostri centri di allenamento, però i ragazzi sono veramente bravi, con Giorgio stiamo lavorando con dei gruppi veramente di qualità e quindi speriamo di fare delle cose buone. Tanto domenica c'è un incontro importante per quanto riguarda il settore giovanile, che giochiamo contro il Perugia sia l'Under 15 che l'Under 17 e fra l'altro la prima, quindi l'Under 15, appunto si sta giocando il campionato con il Perugia, quindi siamo secondi in classifica e sarà una bella partita. Bene, questo ci auguriamo che possano andare degli scontri positivi. Invece a Giorgio Conto chiedo un altro aspetto legato al vostro lavoro. Voi avete segnato tanto in questi anni, ci sono tanti ragazzi che stanno giocando in Serie D, li state monitorando e devo dire che le indicazioni, soprattutto che arrivano da Figline e Sansepolcro con Pasquali, Dema e Zupa, sono veramente, e anche lo stesso Malocu ad Agliana, sono veramente positive. Sì, diciamo questa è una delle soddisfazioni che mi ha avuto in questi anni, perché tantissimi ragazzi che hanno fatto con noi la Juniores negli ultimi 2 anni sono, posso dire, protagonisti nel campionato nazionale dilettanti e non era scontato, quindi questo mi ci fa enormemente piacere. E quindi incentiverete questa linea proprio anche per allargare la presenza di giocatori in un contesto che permette anche all'Arezzo di scoprire realtà e nuove prospettive. Assolutamente, anche perché i nostri ragazzi cerchiamo di alzargli la qualità e, come ha detto Paolo, quest'anno per noi deve essere semplicemente una base perché c'è da alzare di tanto l'asticella, però è chiaro che dar la possibilità e aver dimostrato che si dà la possibilità ai ragazzi di essere protagonisti in un campionato, secondo me, è importante, e fare il salto dal settore giovanile alla prima squadra e comunque sia senza nessun tipo di fatica, questo credo che dia un'indicazione ben precisa sul lavoro che stiamo cercando di svolgere. Parliamo adesso della Serie D in arrivo, il Tau Altopascio, a Montevarchi, formazione che gioca un buon calcio e ha dei valori riconosciuti, ma in casa Aquilotta è tanta ancora la rabbia accumulata dopo i fatti di domenica scorsa. Intanto in serata è stato ufficializzato il ritorno del 2004 dalla Fiorentina Cellai. In meno di poco tempo è passato dall'eccellenza alla Serie D e l'impatto con la nuova realtà ha dato dei riscontri positivi. A Cristian Ruffini, giusto chiedere che differenze che ha trovato.
Ma sicuramente si sente il gradino, l'intensità è molto più alta, si sente comunque una differenza di categoria importante, perché comunque tra Eccellenza e Serie D c'è un bel gradino, secondo me, soprattutto a livello di intensità e anche a livello tecnico, sicuramente. In Versilia gli errori della direzione di gara sono stati palesi, ma sarebbe grave piangersi addosso. Ci poteva stare un rigorino per noi, però insomma si sa, ce lo possono dare, come no, quindi noi andiamo avanti per la nostra strada concentrati insomma, nel nostro obiettivo, che è la cosa più importante. Contro il Tau il clima non è certo dei migliori e non alludiamo al meteo. Un'altra partita difficile, come lo sono contro tutte le altre squadre di questo girone, lo sappiamo, sono tutte finali e bisogna andare a fare punti in tutti i modi per appunto centrare l'obiettivo il prima possibile. Rigorino, forse era un rigorone quello. La Sangio ci deve credere, parla il nuovo capitano Andrea Baldesi. Baldesi, la prima domanda è quasi ovvia. Questa promozione con i gradi di capitano come la stai vivendo in queste ore? Ma per ora la sto vivendo bene, sicuramente qualche responsabilità in più c'è, però la prendo bene e sono contento. La differenza tra le prestazioni precedenti e quella con il Ghiviborgo dell'ultima uscita, se c'è, vista dall'interno del campo? Sì, sicuramente stiamo lavorando, stiamo cercando di riportare in campo quello che ci trasmette il mister, quello che proviamo durante la settimana e spero che sempre di più si possa anche riportare durante la partita la domenica. A proposito di domenica, c'è la trasferta di Ponzacco. È una domenica, una gara, una giornata nelle quali le ultime sei si affrontano tutte, penso che tu lo abbia visto, tre scontri diretti. L'andata forse è quella che vi ha lasciato più rammarico, perché in quel primo tempo dovevate aver segnato almeno due gol e invece un rigore vi ha portato al pari a pochi minuti dalla fine. Di certo sono tre punti che potrebbero essere importantissimi, intanto per staccare le ultime due. Sì, sono importanti sia per la classifica ma anche per riportare sicuramente morale all'interno della squadra, nello spogliatoio, nell'ambiente, quindi sono importanti in tutti i sensi questi tre punti. Questa rivoluzione, 10 partenze, 9 arrivi, come l'hai vissuta da dentro lo spogliatoio, se ce lo puoi dire? Ah, sicuramente è stata una situazione un po' diversa, però i ragazzi che sono arrivati si sono subito integrati, grazie anche a loro, alla loro disponibilità, si allenano alla grande e lo hanno dimostrato anche domenica in campo e comunque si sono già integrati all'interno della squadra. Del Ponzacco invece che ti aspetti? Ma del Ponzacco anche loro dovranno fare una grande partita, basta guardare il risultato che hanno fatto domenica, 2-0, hanno fatto 2-2, quindi anche loro sicuramente hanno qualche rammarico e dovranno anche loro fare la loro prestazione. Ha da poco festeggiato, parliamo di pugilato, i 50 anni dal titolo di campione italiano dilettanti pesi piuma. Santinicchi è il pugilato nel sangue e dopo i figli Aldo e Adriano ha trasmesso la passione anche al giovanissimo nipote. Da promessa del pugilato a maestro benemerito, la storia sportiva di Santinicchi è perfetta per la trama di un libro, un volume nel quale non può certo mancare il capitolo dedicato alla vittoria del titolo italiano assoluto dei pesi piuma, conquistato il 9 dicembre del 1973 a San Benedetto del Tronto e del quale sono stati recentemente celebrati i 50 anni. Io di solito mi dimentico tutto, però in questo caso posso dire che è indelebile, non ti può dimenticare. Ho vinto un titolo italiano dei dilettanti prima serie, a quei tempi erano prima serie, adesso sono elite, e un titolo molto prestigioso che ad Arezzo non l'ha vinto mai nessuno, né prima né dopo di me. Dal ring all'Accademia con il logo della Box Nicchi ispirato proprio ad un combattimento di Santi, che ha poi tramandato la passione per il pugilato ai figli Aldo e Adriano, che è arrivata fino alla terza generazione con il giovanissimo nipote. Proprio su di lui il nonno Santi ripone grandi aspettative per riportare, chissà, proprio quel titolo che manca da 50 anni. Sono contentissimo perché ho un nipote che già è campione toscano dei cuccioli e dei bambini di 6 anni. Sta prendendo delle belle pieghe, sono contentissimo. Bravo, ha una bella tecnica e spero che questo titolo ritorni. Ancora lui è giovane, però ci può riuscire.
Molto bella questa scena, una vittoria in campionato, una sconfitta in coppa, giorni davvero strani per la Erm Group, parliamo di pallavolo Serie A3. Settimana agrodolce per la Erm Group San Giustino di Serie A3 di volley, che dopo aver vinto in campionato domenica scorsa contro la forte formazione Lago Negro per 3-1, ha subito lo stop mercoledì sera al Palasport di San Giustino contro Fano in Coppa Italia con i parziali di 19-25, 22-25, 21-25. La Erm Group San Giustino non entra nella Final Four di Coppa Italia del Monte. Al Palasport la Smart System Fano infatti batte la Erm Group con pieno merito per 3-0. E neanche il tempo di riposare, torniamo subito in campo e adesso vediamo, ci concentreremo sulla regular season e andiamo avanti. Adesso la Coppa Italia ce la mettiamo alle spalle, sarà un impegno in meno poi, per cui più concentrati sul campionato e via. E adesso il pensiero è solo rivolto al prossimo appuntamento per la gara di campionato di domenica prossima, 14 gennaio alle ore 19 a San Giustino, quando arriverà la formazione di Modica. Comunque pensiamo alla prossima partita e comunque sono orgoglioso di tutto quello che facciamo ogni giorno in palestra e niente, ci vediamo poi domenica qua sempre in casa e vogliamo subito riscattarci. Parliamo ancora di pallavolo ma di Serie C, perché torna dopo la pausa natalizia il campionato. Il programma ci porta in primo piano il derby aretino tra Club Arezzo e Volley Cortona. L'appuntamento è per domani alle 17.30 a Maccagnolo, un test chiave per il sestetto aretino, attualmente al secondo posto dietro il Firenze Volley. La squadra blu amaranto, che quest'anno ha impostato tutto sulla linea verde, e finora ha dato indicazioni interessanti a Coccio Morelli. Cortone è posizionato nella parte centrale della classifica. Invece giocherà domenica prossima il Volley Arezzo in trasferta a Colle Valdelsa. Chiudiamo con un servizio di basket che arriva sempre da Sansepolcro. Dopo la onorevole sconfitta con il Prato, la Dukes cerca il riscatto al Bottegone. Sconfitta casalinga per la Romolini Immobiliare Dukes, battuta dall'Union Prato per 74-80. Al ritorno in campo dopo la pausa natalizia, la Dukes parte alla grande grazie all'intensità difensiva sotto canestro e a ottime percentuali al tiro. Nel primo periodo la Romolini Immobiliare mette a referto il suo record stagionale di 30 punti, 11 dei quali segnati da un ispirato Bazzani. Nella prima metà del secondo quarto Sansepolcro riesce anche a toccare il più 13, ma poi, complice un lieve calo di tensione e un allentamento delle maglie difensive, Prato riesce a rimontare. Per la Dukes da segnalare l'ottimo impatto di Calzini, partito per la prima volta in quintetto e autore di ben 13 punti nel solo primo tempo. Nella seconda metà di gara la partita resta combattuta. Il quarto periodo comincia ancora con il vantaggio della Dukes per 61-54. Nel giro di un minuto l'arbitro fischia due falli all'asso bianco-nero, costringendo il coach Mameli a fare a meno del suo principale riferimento offensivo, con ancora più di 6 minuti da giocare. L'attacco di Sansepolcro non può che risentirne e piano piano gli ospiti si avvicinano, sfruttando sempre la stessa ricetta: intensità sulle linee di passaggio e rimbalzi offensivi. Il sorpasso arriva con un gioco da 3 punti a circa un minuto dalla fine e porta il punteggio sul 72-71 per Prato. Nell'overtime i bianconeri riescono infatti a segnare solo un punto su tiro libero con Bazzani, finendo per perdere 74-80. Sabato prossimo nuova trasferta sul campo di Bottegone. È tutto per lo sport, grazie per essere stati con noi, appuntamento domani.